Salve a tutti ragazzuoli, qui è Joseph Gamer e bentornati finalmente su Xenoverse 2. Oggi con una guida incredibile su come salire velocemente di livello. Ragazzi, guardate il video fino alla fine perché mano a mano vi mostrerò come salire di livello nel giro di 30 secondi. So bene che oggi avrei dovuto portarvi il finale alternativo del gioco. Purtroppo sbloccarlo è davvero impossibile. E non sto parlando del finale segreto, quello delle uova temporali. No, ce n'è anche un altro. E per sbloccarlo, ragazzi, ho dormito 4 ore stanotte e non ci sono riuscito comunque. È una cosa che richiede più tempo, di conseguenza arriverà nei prossimi giorni. Però se questo video supera almeno i 6.000 mi piace, entro domani arriverà il finale segreto del gioco, quello delle uova temporali, e che ci permetterà di comprendere che fine ha fatto Bardock, il padre di Goku. A questo punto buttiamoci a capofitto nella guida. Tramite un oggetto fondamentale, davvero divino, riusciremo a salire di livello in maniera molto più veloce. Dovete dirigervi qui, praticamente in questa zona che si trova proprio al di sopra della zona in cui è possibile attivare le missioni parallele, ed ecco qui, dovete parlare con Nit. Credo che potrete parlare con questo personaggio da livello 50-60 in poi, quindi dovete già essere un po' di livello alto. Tu sei l'eroe che ha riportato la calma in città? Mi aspettavo un tipo più brillante. Io faccio parte di un'organizzazione conosciuta con il nome di Società degli Eroi. Puoi chiamarmi numero 8. Non c'è bisogno di essere così nervosi. Ecco, prendi questo. E mi dà 40 tonnellate di pesi. Ragazzi, vedrete che cos'è. Questa è la ricompensa per aver salvato l'universo. Continueremo a sostenere le tue gesta eroiche nell'ombra. Probabilmente, ragazzi, da come parla lei, quindi è molto molto probabile che questo oggetto vi venga dato nelle fasi finali del gioco, o forse dovete proprio completarlo. Al momento non ne ho la certezza, ma comunque dovete essere in primo luogo di livello abbastanza alto e in secondo luogo dovete comunque essere verso il finale del gioco. Tanto ragazzi, ci siamo resi conto che in Xenoverse 2 si sale velocemente di livello e in generale il 50-60, dai, facendo la storia, potete raggiungerlo. La cosa fondamentale però di questo oggetto è la seguente, perché ora l'andremo a vedere insieme. Quello che cerco è nell'equipaggiamento, io lo cercavo altrove ed eccolo qui, 40 tonnellate di pesi. Superanima del Kaioshin del Sud, e si ottiene a fine battaglia, aumenta i punti ottenuti. Ragazzi, io me la vado chiaramente a mettere, oh cavolo, la stavo per scartare, e quindi nell'equipaggiamento vado a sostituire quello che ho adesso e metto questa superanima di livello 5. Vi rendete conto che probabilmente grazie a questa superanima, se non sbaglio, otteniamo circa il doppio dei punti esperienza per il nostro personaggio. Questa superanima ci sarà davvero di grandissimo aiuto, quindi proviamo a fare qualche missione parallela che sia piuttosto breve. In questa qui è possibile recuperare le sfere del drago. La nostra ricerca delle sfere del drago deve essere assolutamente velocissima, ragazzi. Solo in questo modo riusciremo a fare in fretta e a completare il tutto nel giro, che ne so, di un minuto e mezzo. Allora, mi raccomando, allargate sempre per quanto potete tutto il visore qui, anzi il radar, in modo tale da vedere le sfere per bene. Ed ecco qui anche la seconda sfera, così le possiamo portare entrambe. Dai dai dai, fai presto Joseph, così le portiamo entrambe a destinazione. Ed eccole qui. Ora tutti chiaramente andranno via per far venire forse nemici molto più potenti, non lo so. Allora, una dovrebbe essere proprio qui nelle vicinanze, vediamo se ci riesco a trovarla. Talvolta, ragazze, sfere, dovete ammetterlo anche voi, sono davvero odiose in una maniera incredibile perché non si riesce a trovarle. Si mettono degli anfratti piccini picciò e quindi rompono le scatole. Allora, una sfera è questa. L'altra, dove diavolo è? Ah, eccola qui. Nel frattempo ci sono gli altri che si stanno arrabbiando. C'è Majin Buu piccolo che sta sfidando addirittura Goku, non so per quale motivo. E ci siamo. Ecco addirittura la conclusione. Ce l'abbiamo fatta e ci abbiamo messo davvero un minuto, ragazzi. Il grado è C e guardate, ci ha dato 17.000 punti esperienza. Ci ha dato poi anche il bonus, da come notate, e quindi andiamo una bomba. Proviamo a fare questa missione, che a quanto pare potrebbe essere piuttosto difficile. Sveglia! Ed eccoci qua, ragazzi, li dobbiamo sfidare tutti e sono già arrabbiatissimi. Ragazzi, il mio consiglio chiaramente è quello di fare missioni un po' più complicate. Solo in questo modo otterrete molti più punti esperienza, perché dovete appunto comprendere che più punti esperienza vi darà una missione e più sarà chiaramente alto il bonus finale. Arrivano nuovi nemici e sono Goku e dai, fai arrivare anche Vegeta, ne sono sicuro.
Non arriva Vegeta? Talmente che suo Goku è forte, può arrivare anche da solo. Visto che siamo amici, potrei chiederti un piccolo favore, mi affronteresti? Ed eccolo Vegeta. Ragazzi, come pensavo? Ormai nelle missioni parallele ho capito un po' quali sono i meccanismi. Se arriva Goku arriva anche Vegeta, se arriva Gohan arriva probabilmente anche, che ne so, Trunks piccino e Goten piccino. E quindi ormai abbiamo imparato a comprendere un po' come funziona Dragon Ball Xenoverse 2. Credo che lo scontro ormai stia quasi per concludersi, quindi resta davvero pochissimo. Dai, 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 vai così, aia! Devo provare ad eliminarlo in fretta, dai! Manca poco, raga. Io potrei subito provare a fargli, vediamo, una Kamehameha Kaioken, che purtroppo gli fa pochi danni perché credo che lui si sia semplicemente parato. Questo è un grandissimo danno, però fino ad un certo punto, perché come notate, i danni se li becca e come. E ci siamo. Credo che questa sarà la conclusione, e purtroppo non è una conclusione suprema. Davvero un gran peccato. Vediamo, è arrivato il momento della verità. Otteniamo 24.000 come punteggio e vediamo il bonus. Ragazzi, il bonus è 45.000! Sono salito due volte di livello! Io ero 69, raga, è stato assurdo sto bonus! Questa cosa è fondamentale, ragazzi, perché vi permette di comprendere che c'è un modo davvero velocissimo. Considerate che al momento, mentre sto parlando, il level cap, ovvero il livello massimo all'interno del gioco, è 80. Però, se io sono già livello 69 e posso salire di due livelli in maniera così veloce, vuol dire, ecco, che questo è un grandissimo, davvero un grande, grandissimo aiuto. Allora, saliamo anche un po' il vigore, l'aura massima è necessaria, poi, chiaramente, ho altri 9 livelli a mia disposizione per potenziare meglio il mio personaggio. Io sto seguendo, chiaramente, un po' tutti i consigli che mi state dando, in modo tale da potenziare Joseph in maniera ottima, però c'è da dire che tanti di voi danno consigli diversi, quindi è difficile poter ascoltare tutti in maniera eccezionale. L'inferno esiste, sto provando adesso un'altra missione che ho già fatto in passato per farla in maniera molto molto più veloce, dato che questa qui è meno complicata di quella che abbiamo fatto prima, però dovrebbe essere completabile nel giro di, che ne so, circa 5 minuti. Noi ragazzi proviamoci per vedere quanti punti esperienza ci dà alla fine, quindi cercherò di giocare per quanto possibile bene e di conseguenza vedremo poi il bonus che ci darà in conclusione appunto la missione. Allora, io non appena possibile mi trasformerò subito in Super Saiyan di terzo livello, perché il mio obiettivo al momento è fare in fretta, quindi semplicemente muoverci. Allora, ci siamo, vai, Super Saiyan di terzo livello, ho allontanato anche il nemico e devo vedere se però scende la vita Janemba, perché mi pare che non gli stesse scendendo più. E infatti, raga, quindi credo che dobbiamo semplicemente aspettare un po' o in generale provare a colpire Kid Buu. Al momento ci sono due grandi sfidanti che ci vogliono colpire qui al momento. Dai, dai, colpiscilo Joseph, tanto a Kid Buu scende la vita. E vabbè, Goku andrà via, Vegeta andrà via e come al solito anche in questo caso arriverà la Fusion Gogeta, che però ad ogni modo ci verrà ad aiutare, quindi, infatti, se notate, arriva un nuovo sostenitore. Noi siamo abituati a vedere lì un nuovo nemico, una nuova minaccia. E invece questa volta c'è qualcuno che ci aiuterà. Dai, ragazzi, il mio desiderio sarebbe concludere davvero nel giro di 5 minuti, così andiamo in maniera bella spedita. Dai, lui comunque, Kid Buu, come dicevo, ha sia vigore che aura molto molto alti, però non li sta sfruttando per nulla, non so per quale motivo. E noi chiaramente ne possiamo approfittare come non mai. Dai, Kid Buu è quasi stato eliminato. Dai, 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 vediamo se ci riesco in fretta. Volevo fargli una Kamehameha così, conclusiva, vediamo. Colpiscilo doppiamente, si para. Mamma mia, quanto odio sta roba. Vieni qui, che fai il vigliacco che scappi. Eliminato il primo nemico. Quindi, andiamo subito ad ottenere ulteriore aura. Ah, ma Joseph era di primo livello. Non lo so, pensavo fosse di terzo livello, perché così, senza farci caso, l'avevo fatto trasformare. E ora tocca a Janemba. Anche lui, nel giro di una singola combo, probabilmente potrebbe morire, sì, di sicuro. Andiamo con la raffica energia massima potenza e l'abbiamo devastato. Mamma mia. Adesso forse faremo la conclusione suprema. Dovrebbe arrivare una nuova minaccia e credo che sia il Janemba Time Breaker. Anzi no, arrivano Cell e Freezer. Ok, tocca adesso a Cell. Anche lui ormai ha una vita bassissima e credo che nel giro, anche in questo caso, di quest'ultima combo riusciremo ad eliminarlo. Vai così, con una bella Kamehameha. E adesso arriverà Janemba Time Breaker. Questa missione l'abbiamo fatta quando appunto abbiamo in corso la serie, cioè negli episodi normali che porto alle 14.30 come sempre. Allora, questo personaggio dovrebbe già essere un bel po' più potente, anche se comunque, se notate,
non è che si stia ribellando più di tanto ai miei schiaffoni incredibili. E vai così, anche in questo caso raffica energia massima potenza. Se notate, io sto proprio spammando volutamente tutte queste mosse supreme in modo tale da concludere in maniera piuttosto veloce. Così, per dimostrarvi che nel giro, ecco, di massimo 5 minuti o 5 minuti e qualche secondo riusciamo ad ottenere tantissimi punti esperienza. Sarebbe davvero incredibile riuscire a farlo proprio così in live. Dai, 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 quindi un bel po' di cazzottoni per Janemba e una bella Kamehameha che gli fa qualche altro danno. Ormai, ragazzi, Janemba è davvero morto. Non credo che in qualche modo si possa riprendere da tutti questi grandissimi schiaffi che gli stiamo dando al momento. E quindi eccoci qui. Conclusione suprema. Ce l'abbiamo fatta e vediamo nel giro di quanto tempo, vabbè, in 6 minuti, otteniamo 22.000 punti esperienza con un grado Z addirittura e vediamo il bonus. Raga, il bonus era 44.000! Ho provato a fare diverse missioni. A quanto pare, ragazzi, c'è una missione che nel giro di un minuto vi permette di ottenere circa 60-70.000 punti esperienza, che si traducono ovviamente in un intero livello per il vostro personaggio. La missione è la seguente, ovvero collezionista o giustiziere. La prima volta vi verrà data da Great Saiyaman e Great Saiyaman 2. Questa missione può essere completata nel giro di un minuto, forse anche meno, semplicemente raccogliendo tutti gli oggetti che trovate sparsi per terra, quindi le parti di ricambio di Jill. Ignorate completamente lo scontro, fate combattere i vostri compagni e quindi, ragazzi, concluderete subito e otterrete un bonus di circa 40.000 punti esperienza, per un totale di 60.000, inclusi quelli che vi darà normalmente con la missione. Nel giro di un minuto, quindi, potete salire di un livello e di conseguenza, che ne so, nel giro di un'ora potete fare 60 livelli. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, ragazzi, pollice in su, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale per non perdervi i prossimi video di Xenoverse 2. Guardate altri video della serie, cliccando appunto sulle miniature che guardate ora a schermo. Quindi alla prossima, ciao!